Ecco la rappresentazione di alcuni numeri decimali limitati sopra la retta numerica, nella quale viene evidenziato il legame tra frazioni decimali e numeri decimali. Una frazione si dice decimale se ridotta ai minimi termini il suo denominatore è una potenza di 10. Quando il denominatore non è una potenza di 10, la frazione si dice ordinaria. Ad ogni frazione decimale corrisponde un numero decimale limitato, ovvero con un numero finito di cifre decimali, ad esempio 2,7, 3,42, 8,312 e così via, che si ottiene scrivendo il numeratore per intero e separando con la virgola, partendo da destra, tante cifre decimali, quanti sono gli zeri del denominatore. Allo stesso modo, quindi, ad ogni numero decimale limitato corrisponde una frazione decimale, che si ottiene scrivendo al numeratore il numero intero senza la virgola e per denominatore un multiplo di 10 con tanti zeri quante sono le cifre decimali del numero decimale limitato. Ad ogni frazione ordinaria corrisponde un numero decimale illimitato, cioè con un numero illimitato di cifre decimali. Questi numeri sono detti periodici perché hanno cifre che si ripetono sempre uguali, dette periodo. Si indicano mettendo sopra un trattino. Ad ogni frazione ordinaria corrisponde un numero decimale limitato, cioè con un numero limitato di cifre decimali. Una frazione ordinaria può essere trasformata in un numero decimale limitato se, ridotta ai minimi termini, il suo denominatore contiene come fattori primi solo 2 o 5 o entrambi.